Stiamo decisamente per cambiare argomento, ma con una richiesta speciale per i nostri amici a casa che ci stanno seguendo in questo momento. Allora, la domanda di oggi è questa: diteci qual è il libro che vi ha cambiato la vita. Sembra un parolone, in realtà non è così difficile. Pensateci, potrebbe essere un libro che vi ha incoraggiato in un momento particolare della vostra vita, oppure magari un libro che a rileggerlo oggi vi fa rivivere quelle emozioni o quei sapori degli anni passati. Insomma, oggi parleremo proprio di questo, di libri, scrittori e, perché no, anche di lettori. I nostri ospiti ci hanno raggiunto, ma sin da adesso vi chiedo di raccontare la vostra esperienza al nostro numero verde, che è 822-88-96. Lasciateci un messaggio in segreteria oppure inviateci una mail a siamonoi@tv2000.it. Scriveteci un commento sulla nostra pagina Facebook oppure un tweet a @siamonoitv2000 e seguiteci anche da cellulare e tablet scaricando la nostra applicazione. Vi aspettiamo. Grazie. Molto molto bene. Grazie, Simone. Sì, parliamo di libri, parliamo della bellezza e della potenza della scrittura e ovviamente della lettura, e parliamo, perché no, di scrittori. E qui ringraziamo Corrado Augias, giornalista e scrittore di Libreria Perinaudi, con Questa nostra Italia, luoghi del cuore e della memoria. Grazie Augias di essere con noi questo pomeriggio. E grazie ad Alessandra Appiano, anche lei giornalista, scrittrice, che quest'anno ha pubblicato per Cairo Editore il libro Ti meriti un amore. E benvenuto a Romano Cappelletto, responsabile dell'ufficio stampa delle Edizioni Pauline, che da oggi fino al 31 dicembre lancia l'iniziativa del Banco Editoriale, e fra poco ci spiegherà di che cosa si tratta, ma il nome evoca qualcosa di importante. Ecco, in attesa di farlo, ci piace sempre cominciare con delle note personali, quindi estendo la domanda, la stessa domanda a tutte e tre i nostri ospiti. Qual è, parto da Augias, qual è il libro, tra i tanti, libro significativo che vi ha accompagnato, che a un certo punto della vita avete deciso di riattraversare? Il libro è complicato, bello, però mi piace che siano, che ci sia un plurale, forse. Come si dice a Roma, mai detto un prospero. È già questa una risposta positiva. No, perché lei si rivolge a un lettore professionista, quindi per l'appunto non è che... No, posso dire un libro che a suo tempo, quando ero ragazzo, mi colpì enormemente e forse ha alimentato, ha acceso il mio interesse per la letteratura, che è La storia della letteratura di De Sanctis. Quella fu una lettura che mi fece capire come una storia della letteratura poteva diventare non un elenco di date, titoli, giudizi sommari, giudizi critici, ma la partecipazione all'avventura di un popolo, ecco. E quel, poi so tutte le traversie che De Sanctis e quel modo di fare critica ha attraversato, e so anche che fortunatamente oggi De Sanctis, tra l'altro nel bicentenario che giustamente lo celebra, è tornato ad avere il ruolo che gli spetta. Alessandra, per te? Ma appunto la domanda è da mille punti, perché chiaramente chi scrive dovrebbe essere anche un lettore onnivoro. Però forse non ci basta una vita per leggere tutti i libri che vorremmo, e quando scegliamo di riattraversarne uno... Beh, sicuramente un libro che ho riletto molte volte è Pastorale americana, di Philip Roth, perché ha un modo di raccontare quello che poi succede a un certo punto della vita. C'è una persona che sembrava avere tutte le certezze, tutti i successi, un vincente, ma un vincente anche bello, pulito, una persona anche che aveva il dono quasi della felicità, viene attraversato da questa tragedia orribile, una vita da questa figlia terrorista, una vita spezzata, però raccontata in una maniera incredibile. Quello è un libro, secondo me, straordinario. È forse il suo capolavoro. Sì, è, direi, il suo capolavoro. Cappelletto. Allora, io devo fare un torto alla casa editrice che rappresento, ovviamente, perché non è un libro paoline, ovviamente. Beh, io sono un amante però del fantasy. Però questo le fa onore, diciamo. Ovviamente, ovviamente. E beh, io sono un amante del fantasy. Trovo che il fantasy nella letteratura sia qualcosa che viene sottovalutato, ma che abbia una grande importanza. Quindi, Il Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli. Sarò forse anche un po' un banale in questo, ma è un libro che ho letto, riletto, un po' con follia, perché è anche un bel librone, però mi appassiona sempre. Corrado, tu tra l'altro hai su Repubblica.tv una rubrica che ha un titolo, io direi, perfetto per la nostra riflessione, perché si intitola Racconti libri come bussole in un confuso presente. Sì. E nessuno dimentica... L'ha inventato la redazione, questo distico.
Diamo onore sì, a chi ha inventato questo distico. Nessuno di noi peraltro dimentica Babele sul Re 3, però tutto questo ci fa capire che la lettura ha anche questa forza, questa straordinaria bellezza, quella di orientare le persone, no? Ma è fondamentale quello che hai detto, perché proprio oggi un signore mi ha scritto: siamo inondati dalle informazioni, da tutte le parti, sappiamo all'istante quello che succede in Cina, se piove nel Sahara, quanti soldi ha guadagnato quello. Ecco, però la pioggia delle informazioni, sapere non vuol dire conoscere. Quello che i libri danno rispetto al sapere è lo strato sottostante della conoscenza, ed è quella la bussola alla quale fa riferimento quel distico, perché tu c'hai la notizia, però se non... Posso fare un esempio? Come no? Giorni fa la notizia che ha scosso tutti è stato l'attentato nel Sinai alla moschea dei Sufi. Allora uno legge la notizia, 300 morti, i Sufi, eccetera. Fine della notizia. Se tu non sai perché quell'attentato è stato fatto, chi sono i Sufi, chi sono i sunniti che l'hanno organizzato, a quale scopo, eccetera, quella notizia vale solo per la pietà eventuale che puoi provare nei confronti di quelle vittime. Ma se, e tu ci devi mettere intorno il contorno, e se ci metti intorno il contorno capisci un po' di più, bussole per orientarsi in un confuso presente, in che mondo stai vivendo. Senti, Alessandra, i libri ci aiutano a guardare il mondo con occhi diversi, ci insegnano a calarci nei panni degli altri, insomma, a volte ci guariscono. Io so che tu sei una lettrice, come tutti gli scrittori, insomma, ci aiutano sei anche prima a di tutto una lettrice. Soli. Ecco. È il momento, secondo me, in cui noi condividiamo. Trovi una frase, dici, io l'avrei detta io, l'avrei tu, tra l'altro, vissuta. Li strapazzi tanto i tuoi libri, fai una cosa che faccio anch'io, li distruggi, li sottolini. Io, ecco, non riesco a essere una lettrice di ebook quando le case editrici mi mandano i PDF, perché... ho due rubriche di recensioni sui giornali e dico: ragazzi, no, mi spiace, cioè, io il libro lo devo fisicamente di carta, sì, sono antica, lo voglio di carta, lo voglio sul comodino, ho i pilozzi di libri sul comodino, e i libri, secondo me, in questo momento in cui siamo tutti connessi coi social e non siamo mai stati così soli, sono paradossalmente un momento di solitudine in cui tu invece ti accompagni con le grandi idee, con i grandi pensatori. È un momento straordinario. Sono d'accordo, anche perché in qualche modo il libro, la lettura deve sedimentare, no? E il fatto di averla lì sul tablet, sul telefonino, non dà lo stesso senso. Poi vuoi mettere l'odore della carta. No? Io poi proprio sottolineo le frasi e voglio andarmi a ritrovare. Io poi ho tutto un file sul computer con tutte le frasi che voglio ritrovare. Ma tu sei proprio la lettrice organizzata. Quello dell'odore della carta, Augias, cioè le edizioni si riconoscono così. Attenzione, più che della carta è l'odore dell'inchiostro. L'odore dell'inchiostro, si riconoscono i libri. Cioè, bendandosi si possono riconoscere le edizioni, sì, dal profumo. Sì, sì. No, a me, come a tutti i professionisti dell'informazione... Io riconosco i caratteri di un... che giornale è, anche vedendolo al contrario dal tipo di carattere, ma questo è una deformazione professionale. Però, Cappelletto, tutto questo è vero, ma è anche vero che purtroppo gli italiani, ahi noi, leggono poco. Beh, questa, diciamo... Adesso un po' di più, c'è infatti, una piccola... Gli ultimi dati dell'AIE, insomma, ci danno un'immagine un pochettino diversa, non ancora, come dire, idilliaca, probabilmente non si arriverà mai a una nuova immagine idilliaca, però sicuramente i dati stanno cambiando. Devo dire che forse questa... chiamiamola tiritera degli italiani leggono poco, forse è anche una scusa, lo dico anche come autocritica del mondo editoriale, cioè per rassegnarsi a una situazione, a un dato di fatto. Dicevano bene, non è che gli italiani leggono poco, leggono tante informazioni, ma sono informazioni troppo rapide, troppo veloci, e credo che proprio l'obiettivo e la necessità delle case editrici, non solo cattoliche come quella che rappresento, sia proprio quella di, insomma, dare qualcosa di più, dare qualche sostrato in più
e credo che questo con piccole quei dosi. Quei dati, quei piccoli segnali, 1,5% in più di fatturato, 1% più di copie vendute, sicuramente rassicurano, di sicuro insomma una battaglia difficile, i piccoli librai sanno quanto c'è bisogno di una legge organica anche sul libro da tanti anni, però soprattutto sono loro i piccoli librai che resistono, sono davvero in trincea e credono fermamente nel loro lavoro. Il ministro Franceschini, se posso spezzare una lancia, recentemente ha introdotto un'agevolazione fiscale per le piccole librerie. Sì, è una cosa molto recente. Questa è una boccata d'ossigeno soprattutto per i piccoli librai che spesso combattono ad armi impari, l'abbiamo più volte detto anche qui a Siamo Noi. La nostra Antonella Ferrara è andata a Milano in una singolare libreria dove la corrente elettrica non c'è, apre con il sorgere del sole, chiude quando tramonta e se volete sapere perché dovete seguire il servizio. Non c'è niente, praticamente non c'è niente, ci sono quattro mura, non c'è pubblicità, non c'è luce, non c'è telefono, non c'è computer, ci sono io e i libri. Facevo il farmacista e ho deciso, mi alzo un bel giorno, una mattina, e decido di dimezzare il mio tempo in farmacia ed aprire un posto, guarda caso una libreria, perché è la mia passione da quando ero ragazzo, mi sembrava una cosa bella, in un posto bello, e di avviarla e di farla crescere. La scelta di non avere l'energia elettrica, la pubblicità, il telefono, è stata dettata dai costi. Banalmente, per l'energia elettrica dovevi spendere una cifra che è triplo di quello che spendi normalmente. Mi identifico un po' con il libraio di 30-40 anni fa. Tu entravi, questo non aveva bisogno di consultare il catalogo, questo a memoria ti diceva se un libro ce l'aveva, sì o no. Ti dicevano guarda che c'è questo libro, ti consiglio questo libro, se tu eri un cliente ti dicevano guarda che abbiamo letto questo libro. Vedere un libro di 100 anni, lasciamo perdere i libri di 150-200 anni, cose che qui non ci sono, ma libri di 50-100 anni fa, già lì solo averlo mi piace, mi interessa, per come era stampato, per come era rilegato, per come erano i colori. L'intenzione è quella anche di, oltre che vendere libri, scambiare libri, anche essere un punto dove la gente può venire a scambiare due parole su tutto, su come stanno vivendo, su come è la situazione. Ma con alcuni questa cosa qua c'è, con alcuni si è instaurato questo rapporto. Fuori dalla libreria lascio dei libri per vedere di incentivare, per vedere di invogliare la gente alla lettura. La Lucina diceva che i libri sono il granaio del futuro. Se tu non hai memoria, non hai banalmente, come si dice adesso, cosa vuoi costruire senza memoria? Cosa vuoi costruire senza un sapere? I libri cosa sono? Dei contenitori di sapere. Questo tema della memoria che mi sembra importante, con Augias vorrei ricordare, perché ci piace questa fiera che tra qualche giorno, il 6 dicembre, aprirà i battenti Più Libri Più Liberi, la fiera dedicata alla piccola editoria indipendente che lotta, e tra l'altro inizierà proprio in diretta con la tua trasmissione e sarà inaugurata faremo una puntata speciale da lì. Il 6, credo il 6 dicembre. Si parlerà di legalità, perché si impara la legalità anche attraverso i libri. Sì. Tema importante, appuntamento importante. Memoria. Yes. Evoca il titolo del tuo libro. Eccolo qui. Questa nostra Italia, luoghi del cuore e della memoria. Cosa racconti? Io so che volevi partire dalla copertina. Spiegaci perché. Sì, la copertina che non l'ho fatta io, l'ha fatta l'ufficio grafico dell'Einaudi, però io la trovo molto azzeccata, perché in quel quadro, che è un pezzo della Val d'Orcia, poi, per capirci, c'è riassunta, c'è a destra una casa, un casale, a sinistra una piccola chiesa armoniosissima nella sua esiguità, nella sua dimensione minima, con quel campaniletto a vela,
Ci sono due essenze tipicamente italiane e mediterranee, il pino e i cipressi, e sullo sfondo c'è un profilo di colline. Ecco, questa sintesi di immagine secondo me condensa lo spirito bene, lo spirito del paesaggio, il colore italiano. L'identità nazionale la si può recuperare partendo proprio da quei luoghi, dai luoghi del cuore? Beh, dunque, partendo dai luoghi sicuramente, perché noi abitiamo un territorio che non è felice, da un certo punto di vista non è felice, proprio morfologicamente, perché è una fettuccia lunga, stretta, troppo lunga, troppo stretta, piena di montagne, particolarità che ha impedito per secoli, uno dei fattori che hanno impedito un'unificazione politica che arrivasse prima del 1861. Dall'altro punto di vista però questo paesaggio ondulato, dove rarissime sono le pianure, aumenta la bellezza, perché una chiesa, una casa, un cipresso, un pino stagliati contro un profilo di collina sono più belli che visti in una dimensione piatta. E dunque noi abbiamo da una parte questo handicap, chiamiamolo pure politico, e dall'altra questo vantaggio pittorico. È una particolarità solo nostra. Però dobbiamo, libri così sono importanti perché ci ricordano che viviamo in un paese di una bellezza rara, meravigliosa. Tu ce l'hai un luogo del cuore, Alessandra? Della memoria, ne ho tanti di luoghi del cuore, sicuramente la Toscana è bellissima, noi abbiamo affittato per anni un casale dove aprivi le finestre e vedevi l'isola del Giglio, ho scritto tanti romanzi in quella casa, però insomma onestamente tu attraversi un pezzo della Francia, c'è questa campagna tutta piatta, tutta uguale. Da noi la Liguria ha un paesaggio, la Toscana ne ha un altro, la Basilicata ne ha un altro, la Puglia ne ha un'altra, c'è questa varietà che è anche la nostra grande ricchezza, la nostra grande risorsa. Senti Alessandra, a proposito di romanzi, tu hai detto ne ho scritti tanti, l'ultimo tuo romanzo si intitola Ti meriti un amore e qui hai deciso di attraversare con un passo deciso le fragilità dei sentimenti, dell'affettività delle donne, però ispirandoti a un fatto di cronaca reale, anche piuttosto crudo, l'omicidio di Gloria Rosbach. Sì, direi che è il più diverso dei miei romanzi. Ho lottato per fare questo romanzo, perché a un certo punto ti etichettano, no? In una certa maniera, e quindi, per carità, la scrittrice dei sentimenti, dell'amicizia delle donne, della solidarietà, eccetera. Qui c'è sempre il tema fortissimo dell'amicizia e c'è anche un tema di fondo di grande amore che io ho per le donne ed è dedicato a tutte le donne che amano troppo, però è ispirato a un caso di cronaca nera terribile, perché questo della Gloria Rosbach a me ha colpito una tantissimo. Una truffa affettiva. Ma io l'ho trovato anche un caso letterario, cioè nel senso mi sono chiesta quanta disperazione ci può essere in una donna. Quanta solitudine. Di 53 anni, no 50 anni, che va quest'aria da professoressa timida, con gli occhiali spessi, con quelle pettinature che non si usano più, eccetera, per affidare tutti i suoi risparmi a questo ragazzo che poi era bisessuale, coi capelli turchesi. Quindi era una storia anche che mi è arrivata prima al cuore, ovviamente, mi ha colpito tantissimo. Ti ha interrogata? E poi mi è piaciuto immaginare una donna simile, ovviamente, completamente di fantasia, chiusa in casa a elaborare il suo dolore, insomma, poi c'è tutta un'altra storia parallela. Un libro tutto da leggere, no? Tra poco parleremo del banco editoriale, però visto che stavi sfogliando il tuo libro... No, perché prima tu hai evocato una particolarità che io ho messo proprio nel finale. Il vero tratto comune di questo paese è stata la vocazione alla bellezza, le armonie simmetriche, l'eleganza del dettaglio è certamente un legittimo motivo d'orgoglio, non da poco. Ecco, era una dedica. Bellissima. Mi verrebbe da chiederle, Augias, se questa bellezza e questa memoria che abbiamo bisogno di recuperare è un valido antidoto a certi rigurgiti cui hai dedicato uno scritto molto forte anche oggi. Sicuramente, e questo è fin quando dura è un antidoto, poi l'urto dei tempi può essere devastante. Speriamo che non accada, diciamo, no?
Banco editoriale. Banco editoriale. Allora, lo dice l'espressione stessa, ci ricorda un po' il banco alimentare. Noi siamo abituati, quando entriamo nei supermercati, ogni tanto a vedere dei ragazzi che ci chiedono di acquistare derrate alimentari per chi ne ha bisogno. Quello farmaceutico. Esatto. Il banco editoriale cambia solo l'oggetto. Non regaliamo, non doniamo, non chiediamo di donare alimenti o farmaci, ma libri per chi ne ha bisogno. Come Paoline è il quarto anno che lo facciamo, è un'idea che è venuta a Lorenzo Fazzini, attuale direttore dell'editrice missionaria italiana. Sono 4 edizioni, quest'anno lo facciamo insieme alle AVO, l'Associazione Volontari Ospedalieri, in tutte le nostre librerie sparse in Italia, www.paoline.it le trovate, dal 1 al 31 dicembre i clienti possono acquistare libri. Per carità, scrivere una dedica, perché deve essere qualcosa che viene dal cuore. È obbligatorio? Assolutamente, È un dono. Lasciarli in libreria e attraverso le AVO, che sono una garanzia anche di dove arrivano questi libri e dove vanno a finire, arriveranno in quasi tutti gli ospedali d'Italia. Ecco, capito, mi piace molto l'idea, visto che abbiamo parlato del banco alimentare, citato quello farmaceutico, che il libro diventa un bene necessario, viene considerato tale. Che riscontri avete avuto nelle passate edizioni? La gente è disponibile a donare libri? Vabbè, a Natale siamo tutti più buoni, quindi noi lo facciamo sempre a dicembre. Dovremmo sperimentare questo. Puntiamo su questo. No, a parte la battuta, diciamo che ogni anno abbiamo raccolto circa 3.000-3.500 libri, che non è poco, considerando che le nostre librerie sono librerie di piccole dimensioni. Speriamo quest'anno ovviamente ci sia una di bella risposta. Decuplicare. Questa volta vanno anche i bambini? Bambini, grandi, tutti ne hanno bisogno. Insomma, lo slogan è dona un'iniezione di spensieratezza. Sappiamo che le iniezioni non fanno piacere e invece noi vogliamo creare un momento di spensieratezza. Ma di evasione. Posso dire, questo forse ha proliferato l'esempio, perché in un bar vicino a casa mia il caffettiere ha messo uno scaffale dove i clienti portano o prendono dei libri. Io contribuisco perché ne ricevo parecchi, quindi ne porto. Lui è contento, i clienti sono contenti e mi fa lo sconto sul caffè. E quindi, funziona benissimo. Ed è bello far circolare i libri. L'obiettivo è vogliamo chiedere, ecco, perché in questo chiedere? Caso glielo possiamo chiedere, che li ha portati, quindi significa che ha qualcosa da suggerire per il dono. Di doni ce ne sono tanti, io ho 2-3 titoli semplicemente, proprio anche per far capire che insomma la nostra casa editrice, al di là di libri di sola spiritualità, teologia, pubblica veramente un po' fondamentale, essenziale. Beh, inizio, per rimanere in tema, La Bibbia attraverso la pittura, che è un libro secondo me eccezionale perché è un percorso nella Bibbia attraverso le opere dei grandi pittori, ed è un libro totalmente divulgativo. È una edizione straniera che noi abbiamo tradotto. Ci sono molti libri per bambini, I Messaggeri di Dio lo consiglio perché è un libro molto poetico, parla di angeli ai bambini, illustrato, è fantastico, ma siccome insomma a Natale non dobbiamo pensare soltanto alla bellezza, alla spensieratezza, anche qualche libro che ci fa riflettere su alcuni temi. Cito un libro su tutti, Elogio della Costituzione. Ricordiamoci che a fine anno, 70 anni della Costituzione, il professor Flick, presidente emerito, peraltro il 7 dicembre, lo dico, faccio pubblicità alle 17.30, più libri più liberi, Giovanni Maria Flick presenterà il suo benissimo. Libro. Benissimo, allora io ringrazio, proprio sull'elogio della Costituzione mi viene bene, tu i nostri ospiti per questa riflessione di oggi. Grazie, che possiamo davvero donare dal 31 dicembre fino al 31 dicembre un'iniezione di spensieratezza, facciamolo, con dedica mi raccomando. E allora adesso, un libro con dedica quest'anno e io lo delegherò a te, finalmente leggerai. Bando gli scherzi, perché no, te lo regalo davvero, non è uno scherzo, io ci tengo, ti riporterò a questa termine polizia. La nostra puntata, noi diamo la linea qualche minuto prima al diario di Papa Francesco, perché come sapete in questi giorni il pontefice è in Bangladesh e stiamo seguendo il suo viaggio. Noi però torniamo lunedì come sempre alle 13.50, vi aspettiamo alle 13.50 lunedì, buon fine settimana a tutti, buon fine settimana.